centri urbani alpini hanno densità metropolitane e anche le Alpi si trovano, soprattutto nei fondovalle, ma anche nei pendii e in tutte le valli di penetrazione, tra questi due fuochi, tra un'urbanizzazione incontrollata, qui ripropongo ancora il Vorarlberg, e un inselvaticamento dei territori marginali, perché non sono più appetibili all'agricoltura, non sono più utilizzati e quindi vanno, diciamo, a perdere le loro caratteristiche. E l'istituzione della macroregione alpina in questo contesto potrebbe ulteriormente indebolire questa situazione, potrebbe corroborare l'espansione urbana delle aree metropolitane che troverebbero nella parte alpina un'ulteriore densificazione. Però nelle Alpi possiamo anche trovare, per esempio, nel protocollo per la dell'energia alcune suggestioni, alcuni elementi di riferimento. Un esempio di governance può essere dato da questo articolo 7 del protocollo energia, dove la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua, l'integrità paesaggistica sono elementi decisivi per la pianificazione. La riduzione delle oscillazioni artificiali dei livelli d'acqua, la salvaguardia del regime idrico, che non può essere risolta in modo ragionieristico con questi calcoli astrusi del minimo deflusso vitale. I modelli di minimo deflusso vitale, cioè della quantità minima di acqua che il gestore delle derivazioni d'acqua, in genere gestori di impianti idroelettrici, rilasciano nei corpi d'acqua, è calcolato su basi puramente teoriche, in percentuale rispetto a una portata media o una portata minima e una portata massima. In realtà ci sono dei valori di biota, dei valori che devono garantire la presenza della vita acquatica, che non possono essere calcolati in modo ragionieristico, necessitano di misure finalizzate agli obiettivi di tutela. E infatti uno degli interrogativi è: ma il monitoraggio delle acque superficiali, sia per qualità e quantità, è adeguato a questo tipo di politiche o è fatto semplicemente per altri scopi, per esempio per garantire la produzione idroelettrica? I serbatoi per la produzione idroelettrica, che tipo di impronte ecologiche rilasciano? Ci sono gli aspetti come l'hydropicking, quando vengono pulite le dighe, viene rilasciato il limo nei corsi d'acqua. Che cosa succede? Succede che ci sono alterazioni irreversibili della situazione della vita acquatica di quei corsi d'acqua. La protezione della natura e la tutela del paesaggio operati dal protocollo specifico dice di sottoporre a tutele e rinaturalizzazione aree umide e paesaggi fluviali. In realtà una delle sfide è quella di individuare da ora tutte quelle che noi possiamo definire zone di quiete, cioè tutte quelle zone che non sono soggette a pressioni e che proprio per anche, come dire, effetti di una politica residuale, cioè come situazioni che hanno una loro resilienza naturale, possono essere fin da ora individuate come ambiti prioritari da tutelare. Perché tra le altre cose, oltre agli effetti che vi descrivevo prima di urbanizzazione, ci sono anche alcune tendenze in atto che sono quelle di occupare tutti i versanti solatii che in qualche modo hanno una prospettiva anche paesistica, col risultato poi di infrastrutturare i pendii delle Alpi, perché evidentemente bisogna garantire l'accessibilità di queste abitazioni e quindi aumentare di nuovo la dispersione, lo sprawl, eccetera. Com'è che si possono anche affrontare questi, almeno cercando di realizzare edifici che siano meno esigenti dal punto di vista del consumo energetico, per diciamo così contenere gli effetti che un eccessivo uso delle risorse ha, come tutti sappiamo, anche sul clima e l'innalzamento delle temperature. Quindi usare anche filiere locali
di produzione, cioè sfruttare quelle zone in cui è presente il legname per riconvertire nell'edilizia questa ricchezza. Oppure modificare i comportamenti attraverso assi di mobilità efficienti per eliminare l'uso del veicolo individuale. E l'esempio, per esempio, in Italia della Val Venosta. Del turismo non parlerò perché è stato illustrato stamattina ampiamente quali sono le problematiche, però è innegabile che ci siano dei nessi diretti tra le due, tra l'ambiente e il turismo. E qui vediamo come, un argomento che verrà trattato successivamente, vediamo come nelle Alpi il 52% della popolazione alpina dei 14 milioni di abitanti viva in meno del 10% dei comuni di riferimento, quelli con più di 5.000 abitanti, e che 2/3 comunque delle popolazioni vive nelle agglomerazioni, anche di comuni ovviamente con un numero inferiore di abitanti. E quando la macroregione alpina avrà 40 milioni di abitanti di riferimento, di cui 7 milioni in 5.400 comuni con 5.000 abitanti, ci si pone l'interrogativo di quale sarà il destino e la potenzialità organizzativa di questi comuni. E in realtà è perché si è arrivati a questo, perché il peso elettorale della montagna è quello che abbiamo visto anche stamattina, e quale sarà, probabilmente se si va a istituire la macroregione lo sarà ancora meno, e soprattutto quale sarà il peso dei piccoli comuni, che dovrebbero essere, diciamo, il tramite tra le esigenze dei cittadini e le istituzioni. E qui riproduco un mio vecchio pallino, cioè questa equazione, dove l'impatto è dato dal prodotto del numero di popolazione, dalle esigenze per il mantenimento dello standard di vita e quindi del consumo delle risorse e lo sviluppo tecnologico. Se questo ha qualche fondamento, è evidente che o uno dei tre fattori o tutti e tre vanno in diminuzione, o altrimenti gli impatti sono destinati per forza di cose ad aumentare. Quindi non si scappa da questa semplice visione. E qui dobbiamo fare i conti con quello che giustamente adesso ci si pone davanti. Cioè il vero fattore limitante per gran parte dello sviluppo economico è costituito dal capitale naturale e non più quindi dalle scelte individuali di imprese. E il capitale naturale è uno stock di risorse disponibili che è stato a lungo illimitato, considerato illimitato e inesauribile, ma che deve essere considerato alla scala degli interventi, quindi alla scala, per esempio in montagna, delle singole valli, oltre che della regione di riferimento. E questo nella filosofia attuale viene visto come un fattore limitante. Ma è limitante a che cosa? A uno sviluppo, a una crescita, a una decrescita, a un modello culturale che evidentemente va rifondato. E perché bisogna partire anche qui da due considerazioni, che nelle Alpi più che altrove le emissioni devono essere contenute e ridotte, perché sennò si trovano tutte lì e non sono facilmente allontanabili, e che i tassi di sfruttamento delle energie rinnovabili, che spesso invece servono per la pianura, devono essere rigenerate sul posto. E possiamo quindi, in modo molto sintetico, diciamo così, definire 5 livelli di governance. Cioè, quindi bisogna anticipare e prevenire le problematiche, esercitare sempre il principio di precauzione in ogni analisi, sia di valutazione ambientale che di incidenza, che di valutazione strategica si vada a fare, valutare le fonti e i bersagli, cioè quindi quali sono gli obiettivi e quali sono le risorse che si mettono in gioco. Bisogna avere sempre presente che non si può depauperare oltre, anzi andrebbe migliorato il capitale naturale esistente, e verificare l'efficacia delle azioni e delle mitigazioni connesse allo sviluppo economico, perché non sempre lo sviluppo è fattore di ricchezza, lo sviluppo inteso in trasformazione dell'esistente. E quindi partendo anche dal presupposto di quello che contiene la Convenzione delle Alpi, dove è chiaramente illustrato il sistema integrato tra risorse e ambiente naturale e esigenze delle popolazioni residenti, le sfide ambientali si vincono nell'integrazione delle politiche e quindi facendo riferimento a
questo obiettivo. Adattamento ai cambiamenti climatici significa valutare e affrontare la vulnerabilità dei sistemi naturali antropogeni. E in definitiva, adattamento significa riconsiderare dove e come viviamo ora e dove e come vivremo in futuro, ovviamente nelle Alpi, perché le politiche per tutti i tempi non vanno. E quindi occorre fondamentalmente, credo, cambiare musica. E prima di chiudere vorrei dirvi che ho utilizzato un logo che non vedrete più, che è quello di Cipra Italia. Da ora in avanti Cipra utilizzerà il logo Cipra Vivere nelle Alpi, perché ci sembra che questo sia, come dire, un elemento più caratterizzante.